Siamo con il dottor Luigi Acito, dirigente medico del reparto oncologia medica del Murri di Fermo. Allora, una manifestazione importante soprattutto perché si raccolgono dei fondi da devolvere ad un'associazione che sostiene appunto i malati di patologie oncologiche. Sì, come già da diversi anni Giovanni e Giorgio, che chiaramente ringraziamo, stanno organizzando questi eventi in cui devo dire un paio di cose. Ecco, la prima cosa è che chiaramente come medico oncologo oltretutto non posso altro che essere contento di queste manifestazioni, perché l'attività fisica sicuramente è una cosa che noi promuoviamo e consigliamo a tutti quanti per ridurre il rischio di patologie un pochino quelle che si associano alla sedentarietà, per cui oltre alle malattie oncologiche anche le patologie cardiovascolari, il diabete, per cui sicuramente fare attività fisica come hanno fatto questi ragazzi, questi signori, anche non più tanto ragazzi ho visto, sicuramente è una cosa che a noi va molto molto bene. La prevenzione sia oncologica che delle patologie cardiovascolari che del diabete passa anche attraverso il movimento, oltre che agli stili di vita un po' in generale, l'alimentazione. Una cosa che io, così una battuta, ecco, non vorrei che dopo aver fatto 2 ore di mountain bike si fumassero una sigaretta, ecco, questo no, perché sicuramente non è che aiuta, ecco, a parte gli scherzi. Allora, perciò il primo pensiero è questo qui, cioè di ringraziare queste persone che oggi si sono mosse, perché hanno avuto una particolare attenzione alla loro salute. La salute è un bene individuale, però è anche collettivo, perché viviamo in società, viviamo in comunità, per cui la nostra salute va a scapito, se sta bene va a scapito anche della società, se va male, dico, se va bene va a favore della società, per cui sicuramente un aiuto per tutti. Il secondo pensiero è chiaramente, se oltre a fare attività fisica, movimento, si fa per beneficenza, per solidarietà, come in questo caso, è ancora più da considerare in maniera ottimale questa iniziativa. Lo ringraziamo Giovanni, ringraziamo Giorgio, perché come si sa, insomma, ecco, il ricavato delle iscrizioni va alla nostra associazione AMPOF, di cui poi sentiremo anche la presidente, che è l'associazione di volontari che si occupa dell'assistenza rivolta ai nostri pazienti oncologici. Ci danno una mano molto molto fondamentale nella gestione dei momenti di serenità e di così tranquillità all'interno del reparto, che chiaramente essendo un reparto oncologico è anche un pochino, diciamo, anche dei momenti un pochino pesanti. Ecco, la presenza invece di questi volontari con la loro leggerezza, con la loro tranquillità, con il loro sorriso sicuramente ci danno un grosso aiuto. Per cui, ecco, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, ringraziamo Giovanni, ringraziamo Giorgio, sempre nel memoria di Giacomo, e grazie a tutti, grazie di nuovo e ci vediamo il prossimo anno.